Minerale di ferro, coil saccaldo e rottame, possibili correzioni in vista dopo il rally rialzista delle ultime settimane dello scorso anno, ma il mercato è ancora forte. JSW Steel Italy, entro il 31 gennaio il progetto dell'acciaieria elettrica e il piano industriale definitivo è l'impegno assunto da Jindal nell'ultimo confronto con governo e sindacati e istituzioni locali. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del 2021 del Siderweb TG, un'edizione che apriamo parlando di prezzi di prodotti, materie prime, siderurgici. Lo scorso anno si era chiuso con una grande impennata generale delle quotazioni. Come si è aperto quest'anno? Qual è l'andamento di questi primi giorni? Lo sentiamo nel primo servizio di oggi. Quali sono le prospettive? Allora, su certi ormai abbiamo raggiunto livelli di prezzo straordinari, prossimi anche addirittura ai massimi diciamo importanti del 2011, e non è da escludersi che i prossimi obiettivi siano quelli del 2008. Mi attendo, proprio perché vi è un eccesso di pressione rialzista, delle correzioni, cioè delle fasi di ritracciamento che di fatto è come se riportassero temporaneamente in equilibrio i mercati, togliendo questa forte pressione, e quindi potrebbero anche essere occasioni per entrare sul mercato e fare degli acquisti. In questo momento siamo ancora in fase ascendente, però comincio a notare dell'affanno in questa crescita. I coils a caldo non fanno altro che seguire la tendenza individuata da quello che è il driver principale, cioè il minerale di ferro. In questo momento noto appunto una fase di rallentamento di questa crescita. È iniziata sul FOB Shanghai una piccola correzione nell'ultima settimana di dicembre. Staremo a vedere. Certamente il fatto che vi sia comunque una correzione significa che a quei livelli di prezzo qualcuno smette di comprare, e quindi può essere che ci sia un ritracciamento nelle prossime settimane. Cosa si prevede invece per le produzioni da forno elettrico? Parliamo di rottame e di ghisa da affinazione, ma fondamentalmente del rottame, che naturalmente, come sempre, anche se con un leggero ritardo, segue le sorti del minerale di ferro che dà la direzione principale. Anche qui siamo ancora in fase di salita. Ho notato un leggero rallentamento, e mi aspetto che però, a seguito dei ritracciamenti, delle flessioni che osserviamo sul minerale di ferro e sui coils, per conseguenza ci possa essere anche una fase di correzione anche sul rottame. Ripeto, non stiamo parlando di inversione di tendenza, ma la tendenza è tracciata. La netta sensazione è che si sia di fronte a un nuovo superciclo delle materie prime, e i metalli in particolare ne sono totalmente coinvolti. Ed ora parliamo di produzione di acciaio. Novembre è stato un mese di ripresa per l'output siderurgico nazionale, lo dicono gli ultimi numeri pubblicati da Federacciai. I dettagli. È tornato il segno più a novembre davanti ai numeri della produzione siderurgica nazionale. Nell'undicesimo mese dell'anno le acciaierie nazionali hanno sfornato 2,049 milioni di tonnellate di acciaio, in crescita del 3,2% rispetto allo stesso mese del 2019. Si registra però una lieve diminuzione, meno 3,3% rispetto a ottobre 2020. Lo dicono gli ultimi numeri pubblicati da Federacciai. Quanto al risultato dei primi 11 mesi del 2020, l'andamento della produzione ha seguito le previsioni dell'Associazione dei produttori nazionali di acciaio. Con 18,7 milioni di tonnellate, l'Italia ha viaggiato a meno 14,2% rispetto allo stesso periodo del 2019. Non è cambiato il passo di marcia neppure di prodotti lunghi e piani. Mentre i primi hanno mostrato una ripresa dell'1% a novembre, con 1,11 milioni di tonnellate, e hanno perso il 7,4% tendenziale, 810.000 tonnellate. Quanto alla produzione mondiale, a novembre l'output ha superato i 158 milioni di tonnellate, in aumento del 6,6% annuale. La Germania ha fatto registrare una crescita del 14,8%, la Francia del 3,7%. La produzione cinese, infine, è cresciuta dell'8% a 87,7 milioni di tonnellate. Ed ora ci spostiamo a Piombino. JSW Steel Italy, entro il 31 gennaio sarà presentato il piano per la nuova acciaieria elettrica. Tutti gli aggiornamenti con il corrispondente da Piombino, Giorgio Pasquinucci.
Il 31 gennaio è la data fissata da Zhejiang Jindal per la presentazione del progetto dell'acciaieria elettrica da realizzare nello stabilimento di Piombino. Prendere o lasciare era stato l'ultimatum lanciato dal ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli nel confronto con il magnate indiano del 29 dicembre, facendo chiaramente capire che il governo ha in mano un'alternativa nel caso di un disimpegno del gruppo JSW dagli investimenti per il rilancio del centro siderurgico. Jindal, lasciando i sindacati insoddisfatti, si è così preso un altro mese di tempo per sciogliere un nodo considerato ormai fondamentale per procedere sulla strada della partecipazione dello Stato nel capitale sociale della holding JSW Italy. Lo studio per un forno elettrico da 900.000 tonnellate all'anno, anche se da approfondire sotto alcuni aspetti tecnici, è in effetti già stato presentato alla proprietà dal vicepresidente Marco Carrai. Potrebbe avere un costo di circa 75 milioni, recuperando parte degli impianti lasciati dall'ex Lucchini, ma Jindal a quanto pare intende confrontarlo con studi precedenti. Carrai, che sembra ormai convinto che il ritorno alla produzione autonoma di acciaio è una delle condizioni per consentire allo stabilimento di recuperare i margini operativi, durante l'ultimo incontro al Ministero con sindacati e istituzioni, non ha esitato a minacciare le sue dimissioni qualora il progetto dell'acciaieria elettrica non venisse presentato entro la data promessa. Nonostante questa sia la tappa fondamentale, non è tuttavia l'unica da superare per piano la strada all'ingresso dello Stato in JSW Italy. Jindal calcola infatti il valore della società in circa 120 milioni, ma il governo ha già anticipato che sarà necessaria una perizia prima di poter dar via all'acquisizione della quota di partecipazione, ancora tra l'altro da precisare, da parte di Invitalia. Altro tempo che preoccupano un po' i sindacati, che ormai da mesi stanno denunciando la mancanza di condizioni produttive e di sicurezza nei tre laminatori esistenti. Giorgio Pasquinucci, Piombino. Prima di chiudere, un passaggio doveroso sull'uscita del Regno Unito dall'Unione Doganale e dal mercato unico dell'Unione Europea, unione che perde una produzione di circa 7 milioni di tonnellate di acciaio l'anno. Sentiamo. Alla fine si è arrivati a un compromesso sull'accordo commerciale dal 1 gennaio, finito il periodo di transizione, la Gran Bretagna non è più parte dell'Unione Europea. I due attori potranno continuare a scambiare merci senza che ci siano imposizioni di dazi, proseguendo la cooperazione e la libera competizione anche in tema di trasporti ed energia. Un accordo equo ed equilibrato, ha detto la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. L'accordo è stato accolto con favore dalla distribuzione europea dell'acciaio. Crediamo che l'assenza di dazi sia di grande sollievo per i commercianti di acciaio, ha detto il direttore generale di Eurometal, Daniel Ghinaber. Una Brexit senza accordo avrebbe avuto effetti catastrofici. Con l'uscita del Regno Unito dall'Unione e dal mercato unico, l'acciaio europeo perde una produzione di circa 7 milioni di tonnellate l'anno e che è stata in calo lieve ma costante dal 2016 a oggi, passando da 7,6 milioni di tonnellate ai 7,2 del 2019. Nei primi 11 mesi del 2020 la contrazione è stata del 2,8% tendenziale, 6,5 milioni di tonnellate. Nel frattempo, dal 1 gennaio sono entrati in vigore i nuovi contingenti tariffari per l'import di acciaio britannico in Unione Europea. Saranno in vigore fino al 30 giugno, divisi per trimestre. Senza queste quote specifiche di export in Unione Europea, non soggetto ad dazio, hanno scritto in una nota UK Steel e il sindacato Community, l'industria siderurgica inglese avrebbe dovuto pagare un conto di 80 milioni di sterline nel primo semestre 21 a causa dei dazi della salvaguardia. Senza le quote, infatti, l'acciaio britannico esportato in UE sarebbe stato soggetto ad una tariffa automatica del 25%. È tutto per questa edizione del SIDAR Web TG che torna puntuale venerdì prossimo. Grazie e arrivederci.